Una campagna di comunicazione ed educazione affidata alla sensibilità di giovani e giovanissimi, quella del progetto del Lato Tre Marche, ente erogatore del servizio idrico integrato in provincia di Macerata. Grande successo per la partecipazione riscontrata, quasi 6.000 gli studenti coinvolti e per la qualità dei lavori realizzati, indice indiscutibile di come il target ideale per implementare un progetto educativo sul risparmio idrico sia proprio quello della scuola. Noi abbiamo la fortuna di avere acqua di ottima qualità. E proprio per questo abbiamo attivato un progetto di comunicazione tra cui gli obiettivi principali erano da un lato il risparmio idrico, proprio perché l'acqua è buona e di qualità ottimale abbiamo bisogno che ciascuno, a partire dalle generazioni future, quindi dagli studenti, inizino ad avere comportamenti virtuosi per risparmiare acqua. Il secondo obiettivo è quello di incentivare l'utilizzo di acqua dal rubinetto in sostituzione delle acque imbottigliate, proprio perché abbiamo acqua di buona qualità e ci sono persone che controllano quotidianamente che l'acqua che arriva alle nostre case sono eccezionali. Proprio per questo abbiamo incentivato e nel migliore dei modi, perché i ragazzi lo hanno recepito molto bene, di bere acqua dal rubinetto. Perché? Perché ci sono notevoli vantaggi ambientali. E ultimo, ma non ultimo, c'è anche un aspetto economico. L'acqua dal rubinetto costa 200 volte di meno rispetto all'acqua che abbiamo nelle nostre case. L'iniziativa, che ha avuto il suo festoso epilogo con le premiazioni dei lavori nella sala della Fondazione Giustiniani Bandini all'interno della Badia di Fiastra, è stata rivolta agli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di tutta la provincia e prevedeva premi in denaro per le classi autrici dei lavori più interessanti. Grazie ai prodotti, alle opere realizzate dai ragazzi, tra virgolette sfrutteremo queste opere per attivare una campagna promozionale a partire dal mese di giugno fino alla fine del mese di luglio, proprio per diffondere nella comunità locale tematiche importanti quali il risparmio idrico. Nelle emittenti locali televisive verranno inviati gli spot video creati dai ragazzi, nelle città e nei paesi del lato 3 di Macerata verranno affissi i manifesti, che altro non sono che disegni prodotti dai ragazzi, proprio per far capire e far partire dai ragazzi un messaggio agli adulti di risparmio idrico e di tutela dell'ambiente. Il progetto si è articolato in tre momenti: un concorso a premi destinato agli alunni della scuola d'infanzia e primaria, denominato uno spot per l'acqua, un progetto dal titolo Green School per azioni concrete a favore della riduzione degli sprechi idrici negli edifici scolastici, e Eco Facebook, concorso per i ragazzi delle scuole superiori rivolto alla creazione di prodotti multimediali da caricare sulle pagine del famoso social network. Allora, voi siete i ragazzi della? Quarta Luzio. La scuola Luzzi, come si chiama il progetto che avete fatto per la campagna del Lato di quest'anno? Puoi mettere l'acqua in rubinetto, buona, sana, economica, passa parola. Siete divertiti a fare il progetto? Sì. Molto. Allora, siamo con la classe? Quarta! Di che scuola siete, ragazzi? Quarta! E il vostro lavoro come si chiama? Studiare! Studiare! Non si sente, non abbiamo capito. Che cosa avete presentato per la campagna del Lato di quest'anno? Uno spot dell'acqua! Ecco, benissimo. E cosa consiste il lavoro che avete fatto? Per regalare l'acqua! Per risparmiare l'acqua! Avete fatto un disegno? Sì! Che c'è scritto sul disegno? Prego, l'acqua non è la storia, non è una storia infinita! E come vi chiamate? Io Caterina. Io Alessia. Io Chiara. Come si chiama il lavoro che avete fatto per la campagna sull'acqua? Gli sprechi degli aspetta, liberiamoci dagli sprechi. È un bellissimo disegno, l'avete fatto tutte insieme? Sì. Vi ha aiutato qualcuno, la maestra? No. Poco, un po'. Per niente. Vi siete divertiti a fare il lavoro? Sì. Noi abbiamo fatto un fumetto sull'acqua, era di fantascienza, e siamo stati in tre persone, io, Chiara, Gloria e Francesca. Parla di un ragazzo che John si chiama, che vive sulla terra, e di un altro ragazzo però che sta su un altro pianeta, che si chiama Joseph. E sono simili, solo che uno ha la pelle di colore blu come l'acqua,
E dice che sulla terra l'acqua viene rubata da un cattivo, e grazie alla collaborazione di Joseph e John riescono a riprendere l'acqua e a portarla sulla terra. Noi abbiamo presentato una serie di prodotti, di lavori sul risparmio dell'acqua e sullo spingere la gente all'utilizzo dell'acqua del rubinetto invece dell'acqua in bottiglia. È stato un lavoro un po' lungo sulla scelta delle frasi da fare e delle immagini da mettere, però alla fine è bello sapere che il lavoro che abbiamo fatto è stato premiato, e il tutto grazie anche all'appoggio dei professori e del preside Antonio Coppari. Allora, innanzitutto abbiamo creato un sito su Facebook che riguardava più che altro l'argomento dell'acqua su risparmio. Ringrazio Lato per averci permesso di fare questo progetto, che comunque abbiamo anche noi, io personalmente non guardavo tanto il consumo dell'acqua. Però ho capito che comunque l'acqua è un bene prezioso e esauribile, quindi comunque va mantenuta bene.